Appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra l'Olimpica Basket e il Positore Brindisi, vinta dagli Ofantini 115 a 55. Siamo in compagnia del presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, innanzitutto complimenti per questa vittoria, un'Olimpica che vola, una vittoria consecutiva rispetto a quella della scorsa settimana, un obiettivo playoff blindato, si può già iniziare a pensare anche a qualcosa di più grande? Noi stiamo giocando tutte le partite con una certa intensità proprio per prepararci ai playoff, ormai ci siamo dentro e l'obiettivo di inizio stagione è stato ampiamente raggiunto e per abituarci già ai ritmi playoff, ecco, cerchiamo di non sottovalutare alcuna squadra, compreso Brindisi che veniva, diciamo così, da una serie di sconfitte, ecco, il rischio era di prenderlo un po' sotto gamba, ma invece ragazzi stanno bene, noi stiamo bene in questo periodo e questo ci fa ben sperare, però è chiaro che i playoff sono tutt'altra cosa, noi cercheremo di posizionarci nella miglior posizione possibile, però siamo tutti consapevoli che i playoff sono tutta un'altra storia, altre emozioni che cercheremo di vivere noi, di far vivere al grande pubblico dell'Olimpia che ormai ci sprona, ci segue, ci spinge a fare bene, noi ce la mettiamo tutta. Sì, appunto c'è un grande clima di festa attorno all'Olimpico, oggi abbiamo visto una scommessa in palio con Pedro, abbiamo visto allestito anche un angolo pro-Olimpica all'ingresso, che cosa significa questo per voi? Ma per noi che facciamo pallacanestro dalla nascita, voglio dire, cerchiamo di continuare una tradizione e la gente che ci segue ci dà veramente la forza, la carica, e grazie a loro noi... Come avete notato, l'ultimo quarto l'abbiamo giocato con 5 ragazzi di Cerignola in campo, insomma per noi è una grande soddisfazione perché poi tengono il campo regolarmente come quelli che vengono da fuori. Non abbiamo avuto tanta copertura mediatica per la grande vittoria a San Severo, ce ne dispiace molto, però lì i ragazzi di Cerignola hanno fatto la differenza. Lì Romano e Rizzi hanno, con Rubera, De Gennaro e Laguzzi in panchina, hanno fatto la differenza. Sono ragazzi di Cerignola che giocano con il cuore, giocano con il nostro cuore. E questo la gente lo sente, ci segue, l'amore per questa squadra io lo testimonio sempre ed è anche grazie a loro, se non soprattutto grazie a loro, che noi stiamo cercando di costruire una società che abbia un futuro, che abbia una stabilità anche economica, in maniera da far emergere anche le nuove leve, le nuove generazioni. Noi domani giochiamo con gli esordienti contro Lecce, è appena terminato il campionato Under 14, siamo piazzati secondi, è terminato l'Under 15, stiamo facendo un torneo del CSI che ci vede al primo posto, insomma tanta carne a cuocere, ma tanto lavoro e tanti sacrifici. Va sottolineato già lì, nell'ultimo quarto in campo sul parquet 5 Cerignolani, questo è uno degli elementi chiave anche del progetto Olimpica che cresce giornata dopo giornata, anno dopo anno. Sì, noi da questo punto di vista siamo messi abbastanza bene perché qualunque campionato faremo l'anno prossimo potremmo tra virgolette permetterci il lusso di inserire un paio di pedini alla squadra, già c'è in qualche modo, quindi insomma stiamo investendo molto sui ragazzi, sui giovani, sui nostri giovani, perché insomma come tutti sanno se non si investe sui giovani le società sono destinate a finire, perché poi quando finiscono i fondi estemporanei che possono entrare in una stagione o in due stagioni, poi se non hai costruito muori. Gli esempi sono tantissimi, di società ne abbiamo viste tante, io ho lavorato in tante società e sono tutte società che se non investono sui giovani alla fine muoiono. Ecco, la società che è venuta a giocare stasera, Brindisi, obiettivamente sta perdendo le partite, però è un progetto lungimirante perché sono tutti ragazzi credo di proprietà, loro stanno investendo su questa società e i frutti li vedranno fra qualche anno, ci vuole la pazienza di aspettare, ci vuole la pazienza di non pretendere la vittoria sempre, ma questa è la strada per andare avanti per una società di basket, almeno per come la vediamo noi. Proiettandoci sul prossimo turno, incontrerete in trasferta San Telmo, squadra che all'andata qui ha vinto, saranno due punti importanti in palio per continuare a inseguire quel terzo posto e posizionarsi al meglio in vista dei playoff. Sì, queste sono partite sempre molto molto delicate, un po' l'abbiamo visto all'andata, sconfitti, anche se all'andata credo ci fosse un giocatore americano molto forte, ma questo non significa nulla. Queste squadre, Castellaneta, San Telmo, sono delle mine vaganti. E se non si va a giocare in casa loro con la giusta determinazione c'è l'effettivo rischio di incappare in una sconfitta. Ecco, in settimana cercheremo di preparare la partita nelle gambe e nella testa. Sicuramente ci seguirà il pubblico, so che già hanno organizzato un pullman, due pullman,
e quindi insomma questo supporto ci farà sicuramente cercare di dare il meglio. Però Sant'Erme è una piazza storica, una piazza pericolosa, insomma bisogna andare attenti e determinati per non perdere il nostro attuale quarto o quinto posto, credo, che ci servirà come oro per magari affrontare il primo turno di playoff con la bella in casa. Ok, grazie Presidente, ancora complimenti. Siamo con Pedro Rubera. Pedro, innanzitutto complimenti per la vittoria e per la prestazione, c'è un gran clima di festa attorno all'Olimpica, altra seconda vittoria consecutiva dopo quella della scorsa settimana, i playoff blindati, adesso obiettivo terzo posto. Sì, veramente per noi ogni partita è come un allenamento forte, una prova per arrivare bene ai playoff. Tra l'altro giocando in casa la gente veramente e sta facendo di tutto per noi e quindi uno vuole pure divertire, farli star bene e oggi è stata una vera festa, sì. Oggi appunto era più un allenamento che una vera partita di basket, lo si evince anche dal risultato, c'era anche un bel clima di festa, ci racconti un po' quella scommessa in palio dei 35 punti, ti abbiamo visto sempre festeggiare ogni punto segnato. Beh, questo è stato l'amico Gianfranco Toscanelli che è un carissimo amico e siccome sempre mi paga il Fernet, che mi piace tanto a noi argentini, allora mi ha detto se fai 35 punti ti pago il Fernet, visto che è una gara facile. E allora iniziano come un gioco e invece dopo i 18 punti del primo quarto anche i miei compagni hanno detto ah sì, allora mi hanno iniziato a passare più la palla e ho fatto 36, mi sa, quindi la bottiglia me la sono guadagnata. Pedro, da capitano dell'Olimpica, quanto ci credi ad un'eventuale promozione? No, io ci credo tantissimo, tantissimo, perché l'umore è molto buono, lavoriamo veramente forte ogni giorno. Ci credevo già 3 mesi fa, quando magari avevano dei problemini, e sono successe delle cose, che comunque il gruppo è sempre andato avanti, e siamo brave persone, siamo uniti tra di noi, e quindi certo che ci credo. E abbiamo anche avuto delle vittorie con i squadroni, quindi perché no? Perché non vince il campionato? Certo. Sappiamo che lunedì è il tuo compleanno, questa vittoria e questi 36 punti sono un ottimo regalo in vista del tuo compleanno. Sì, dai, sì. Ma lo sanno tutti qua a Cerignano, non mi posso nascondere. No, sì. Ok, grazie Pedro, auguri. Grazie a voi.